Era un bel casino, ora volevo dire come, anzi sono curioso per come andrà a finire questo campionato e come andrà a finire la nostra stagione, no? Che alla fine interessa di Livorno. Io non sono incazzato, anzi non sono tanto incazzato, non so, però se sei per il fatto che si è perso, per il fatto che si è perso così si rigore all'ultimo, no, perché sinceramente era incazzato uguale, cioè alla stessa maniera se si pareggiava. Sono incazzato perché non si è vinto. Perché ieri dovevi veramente, non so, asfaltarli, nel senso, non tanto di qualitativamente, ma di cattiveria, di voglia. Cioè, giocavi contro una che era a pari punti tuo, no? Adesso era andata a più 3 perché ha vinto, e confronto nostro si è provata a allontanare un po' dalla zona, no? Brutta dell'retrocessione. E invece no, invece ha fatto la partitina così, ha giocato in maniera molto molto semplice, in maniera molto molto morbida, no? Provercelli, non che abbia fatto una partita a livello di gioco, no? Di prestazione migliore della tua, però alla fine è riuscito a scamparla. E si è arrivato che il risultato più giusto era il pareggio, mancherebbe, perché alla fine tutte e due le squadre hanno fatto la partita, cioè la partita era equilibrata, ecco. Mi fa incazzare questa Savi, il fatto di essere entrati in campo così mosci, no? Io credo davvero, mi pare di averlo detto nel precedente video e forse in qualche altro video, la certezza non ce l'ho, non me la ricordo sinceramente. Qui però ragazzi ci vuole un minimo d'orgoglio e anche un po' di rispetto per noi tifosi paganti, soprattutto per noi quelli che pagano. Perché io, come credo tanti, ci siamo rotti il cazzo. Perché mai, e ripeto mai, credo, e parlo a nome di tutti, ci aspettavamo, soprattutto dopo l'inizio del campionato, di essere lì, di essere in queste condizioni, e purtroppo, sotto certi punti di vista, essere lì immediatamente. Perché, soprattutto nelle ultime partite, è giusto che ci troviamo in questa posizione qua. È giusto che bisogna essere lì a rischiare di retrocedere. Io sinceramente farò questo video qua e non so quanto posso durare. Può durare benissimo altri 2 minuti come ne può durare altri 20, per dire. Io ho veramente tanta tanta paura di cose cattive, perché ce n'ho tante. Perché sinceramente mi sono rotto il cazzo tutte le volte di vedere una squadra che non ha voglia di ribaltare le osi, di vedere una società che non fa un cazzo, anzi, addirittura sembra che voglia peggiorare la situazione, vedere il cambio di allenatore, ma non tanto perché non dovevi magari mandare via Panucci, che io se nel caso se proprio devo mandarlo via, aspettavo almeno altre due partite brutte, due risultati negativi, che l'ha mandato via se non mi ha troppo presto, è ritornato, non so nemmeno quante partite abbia fatto, è rimandato via così. Ma si è andato a prendere Colomba, che fra l'altro c'è già stato, cioè, e ha fatto vedere anche se era un altro tipo di campionato, che almeno a noi ci sa che fa. E ieri non vi preoccupate, per l'amor di Dio, è vero che da una settimanetta ha preso la squadra, si è preso così un rigore, però non ha fatto niente, cioè a livello psicologico non ha motivato un cazzo la squadra. Vabbè, insomma, io credo che ci voglia un pochino di rispetto, perché così non è il modo di andare avanti. E appunto mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo di vedere questi giocatori lì, che addirittura, soprattutto mi riferisco al discorso che fece l'altra volta i giocatori in prestito, ovvero, piccola parentesi, per chi magari non avesse visto il video perché non si ricordasse, mi sto veramente sempre più convincendo che tantissimi, non tutti, i giocatori in prestito se ne sbattono il cazzo della situazione attuale di Livorno, perché tanto loro il prossimo anno, se Livorno rimane in Serie B o dovesse andare alla Lega Pro, loro non ci sono. Ecco. Insomma, e mi sono rotto il cazzo di vedere tanti giocatori in prestito che giocano così tanto per giocare. So che alcuni ce l'hanno come stile di gioco, però sinceramente mi dà fastidio vedere questo CV, soprattutto quando non sei nella situazione tale da poterle fare. Ovvero magari mi riferisco a tanti giocatori che fanno giochini, che fanno il tacco, li vedi, va. Se è l'unica soluzione per, non lo so, per continuare l'azione, per andare avanti, ok. Ma quando non è l'unica soluzione non le fai. Non le fai. Se
Sembra il classico discorso che senti fa quando magari, non lo so, magari se qualcuno ha giocato a carcere, soprattutto quando era piccino, nei Pulcini, no? Le classiche frasi del tipo, non so, i tacchi le far carzolare, queste cose qui. Però è vera la cosa, nel senso, per dirne uno che io fino a quando giocava bene e faceva del bene alla squadra l'ho sempre difeso e l'ho sempre riputato, se non fondamentale, sicuramente molto molto buono come giocatore per noi per quest'anno. Fedato, passaggini del cazzo, tacchettini, ma cosa si fa, bimbi? Ma cosa si fa? Anzi, ma cosa fate? Cioè, si fa ridere. Si è perso, con tutto rispetto, però per quanto riguarda questa stagione è al pari nostro, anzi addirittura, come ho detto prima, addirittura ora è sopra, però siamo andati a perdere, abbiamo fatto una prestazione di merda in casa contro la Pro Vercelli. Io non ho parole, ma a parte questo, ma la cosa principale, quindi siamo lì. Io sinceramente, scusate se per questa savì, però pensavo che diciamo quest'anno, no? Anzi, a parte quell'anno lì che si rischiò da playout, si fece playout, non mi ricordo, no? Perché hanno fatto Serie B. Pensavo che comunque il Livorno non avesse bisogno, io non avessi bisogno di andare a vedere come chi è che va giù, chi non va, come funziona il playout per di con il Livorno, no? Della Serie B. Pensavo di non arrivarci mai. Invece quest'anno bisogna starci attenti. E volevo dire, appunto, siamo terzultimi e non so se non so, per ieri fine il campionato, se noi siamo retrocessi o no. Sicuramente siamo nella merda, quello va detto. E ragazzi, mi sto sotto certi ossi trattenendo. Non che magari veramente posso dire cattivare pesce, però di certo perché cattivare la potrei dire. È un casino e non lo so, davvero. Sembra davvero che facciamo di tutto per retrocedere il prima possibile. Il problema è che rimango io che, scusate, questa cosa lì, se veramente, no, dovessimo retrocedere, io che al minimo la Serie B, la vedi chissà fra quanto, la vedi al cannocchiale, anzi, questo è binocolo, no? E quindi, boh, non so. Io, guardate, sono sincero, io questa volta no che non volevo fare il commento, perché magari il video con gli highlights lo pubblicavo uguale. Però volevo solamente scrivere no comment, no parole e fine, ve lo giuro. Cioè, mi era venuto in mente questa sapere. Però alla fine ho detto no, usalo pure come sfogo, no? Magari non lo so, qualcuno te la pensa mette. Insomma, io non so cosa dire. Posso parlare come sempre, no? Di come è andata la partita, così, in maniera come sempre molto sintetica e molto superficiale. Però anche qui c'era di po', perché è stata una partita equilibrata. Tutte e due le squadre hanno fatto vedere che comunque qualitativamente per la Serie B è giusto che si trovano lì. Vi dico la verità, credo che la Pro Vercelli rispetto a noi abbia giocato meglio e a volte ha fatto vedere sprazzi di qualità, come ad esempio mi è rimasta impressa un'azione con la palla uscita, no? Da un attacco di Livorno, definiamolo così. E ve lo giuro, la Pro Vercelli per inizio tempo, ve lo giuro, la Pro Vercelli sembrava il Barcellona, cioè uscita con passaggi prima, ta ta ta, molto, se molto semplice, con semplicità, e ripartita. E a me la cosa che mi fa incazzare, per esempio, è che non ne sappiamo se rifà una cosa del genere. Soprattutto, lo voglio dire veramente con tutto rispetto, perché magari posso essere preso, come già mi è capitato una volta, magari arrogante, sia cioè, sì, offensivo, non lo so. Cioè, con la Pro Vercelli che quest'anno ha fatto vedere, ripeto, che è come noi, nel senso, a livello classifica è lì come noi più o meno adesso. Davvero, come ho detto all'inizio video, io sono tanto curioso di sapere come andrà a finire la nostra stagione. Comunque, un attimino mi stavo perdendo, tornando alla partita, che parlavo di bella, scusate. Partita equilibrata. Il risultato più giusto, secondo me, è a pareggio. Pochissime azioni pericolose, credo. Ce ne sono state veramente poche, se non nulle, se non niente, se non zero.
Livorno una prestazione non dire guardabile come quella dell'altra settimana, ma poi ci manca, perché veramente centrocampo inesistente, proprio la regia del centrocampo per minimo, che ogni tanto ha fatto vedere, ieri non c'è stata per niente, anzi palloni persi, ma poi male. Ti pensa fa l'attacco vantaggiato, come a tante statiste hanno fatto vedere, sembra bollito, a meno che non sia bollito, che lui è così, almeno tanto, se si fa vedere le statistiche, sono tutti gli anni, la gran parte degli anni ha fatto una buonissima, cioè lui fa una buona parte, anzi fa buona la prima parte del campionato, poi la seconda alti e bassi, più bassi, e ora sembra che stia ripetendo, no? La sua annata, le sue annate, ecco, una delle sue annate. Insomma, attacco appunto, non c'è, poi formazione in campo disastrosa, perché io lo giuro, questo Valotti, mi fa ca, non mi garba, ha fatto le partite, ha preso anche la torta, mi fa ca, era diventato un titolare, e a Luci non azzecca più un passaggio, Luci, boh, ogni tanto faceva delle partite buone, ora fa perennemente schifo, non azzecca nulla. Difesa Emerson, anche se poveraccio mette del suo, si comincia secondo me a far vedere, si incominciano a far vedere gli anni, che anche lui è mezzo bollito, anche se vabbè lui c'è anche un discorso di infortunio, mi sarà viaggiato poco, Moscati, mamma mia, Moscati, io ci ho sempre sperato, sempre, anche l'anno scorso, anche se poi ogni tanto ne parlavo, ma ho sempre sperato, ho detto, ma qualche potenzialità ce l'ha, però anche se ieri non ha fatto una partita, cioè nello schifo totale non è stato il peggio, però anche lui ogni tanto c'ha certe sortite brutte. Insomma, ce ne sarebbero tante a stare a dire. A livello di ogni per ogni singolo giocatore. Però niente, ragazzi, basta, guarda, ho buttato anche troppo. Vediamo le conclusioni. E, come sempre, mi scuso per i soliti discorsi, magari un po' impappinati, impappinosi, insomma, mi desisto dalle parole, visto che vi. Scusate, sono stato un po' moscio, però. Io ve lo dico. Se siete, ma non so, livornesi, anzi, se non siete livornesi, provate a mettervi nei miei panni. La situazione attuale, una squadra che fino a 2 anni fa era in Serie A, e se non c'era comunque faceva bene o male, no? Ogni 2-3 anni anda rianda, devi rischiare, sempre se non ci andrai, di andare in Lega Pro. E ripeto, se va in Lega Pro, arrivederci e grazie. Niente, erano conclusioni, e ora non vorrei dire la cazzata, se la dio scusate, mi pare che la prossima partita giochiamo a Vicenza laggiù, quindi in teoria è un'altra partita importante dal punto di vista salvezza. Che già, l'ultima cosa poi mi lascio. Il discorso di aver perso la Provercelli non è anche, cioè, oltre alla bella, la sua principale classifica, è anche un discorso di sconti diretti, fra l'altro, Anche quella non è da sottovalutare. Insomma, e niente. Quindi vediamo se, guardiamo come andrà a finire la prossima partita contro il Vicenza. Niente. Ci vediamo al prossimo video. Ormai una volta aspetto. Sono tutte le volte dio va, speriamo di vederci magari in maniera diversa. Stavolta io, bimbi, rimango chiaramente, no, fiducioso. La speranza è l'ultima a morire. Cioè sono il tipo che su tutte le osie, fino a che, magari per dire anche tutte le squadre, finché la matematica non dice la sua, ovvero che non so, ci può salvare, ci può condannare. Io la speranza c'è, però la fiducia, bimbi, piano piano va sempre più giù. Perché prima almeno ci provavi a giocare, uscì un po' a testa alta, adesso va bene, uscì così a tappati, il cappuccio anche se non ce l'hai. Vabbè, via, ci vediamo al prossimo video. Ciao.